Abbiamo qui Nero d'Avola, clone VCP2, selezionato da Ampelos nella Sicilia occidentale. Ampelos è un consorzio di vivaisti costituitosi nel 1999 con lo scopo di deviare tutta la grande selezione massale fatta dai propri soci verso una moderna selezione clonale. Questo clone, selezionato nella zona di Salemi, in provincia di Trapani, presenta delle caratteristiche agronomiche ed enologiche interessanti. Agronomicamente parlando, è un clone di una varietà notoriamente sensibile alle malattie fungine, che invece presenta una resistenza mediamente più alta rispetto alla popolazione stessa. Mentre da un punto di vista enologico è un clone che mantiene un buon livello d'acidità a vendemmia, cosa molto interessante soprattutto in zone calde, e una buccia con acini ovoidali, con una buccia molto spessa e pruinosa, i cui estratti quindi rappresentano una grande carica di sostanze nobili che poi finiscono nel vino. E a questo proposito direi di passare direttamente all'assaggio del vino. Nero d'Avola Ampelos VCP2. Andiamo in degustazione. Al visivo, mostra una bellissima intensità colorante, quindi una bella ricchezza cromatica. Andiamo al naso. Interessante, naso intenso, spinge bene, ma tiene anche quel tono di equilibrio che gli dà sicuramente eleganza, ricco nei descrittori. La prima cosa che possiamo mettere in risalto è sicuramente una viola, quindi un floreale bello, direi quasi fresco nel suo raccontarsi. Poi c'è una speziatura interessante, importante, che va a dare compendio a questo floreale, e prugna secca, frutti di bosco che arrivano, e in chiusura una lieve sensazione che va verso il tabacco. Comunque sicuramente il naso è una parte importante di questo clone. Andiamo al sorso. In bocca ha un buon impatto, è un vino di buona struttura, ricco, sostiene un bel centro bocca, quindi direi che è un vino solido nel suo incedere di forma gusto olfattiva. C'è una bella componente comunque di freschezza che va a alleggerire questo corpo, questa buona struttura, e anche una precisione tannica notevole che direi sinergicamente va a incontrare l'acidità spingendo il sapore del tannino in avanti. Direi che è un Nero d'Avola importante, di buona struttura, che dà anche vini di media longevità.